Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 34esimo appuntamento di questa 22esima stagione del progetto che diffonde e promuove i valori e la cultura dello sport in Liguria, e siamo arrivati a uno dei tanti momenti attesi, la chiusura delle votazioni, due mesi di maratona elettorale per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società dell'anno. Una grande partecipazione, ancora una volta abbiamo sfiorato quota 200.000 voti con le categorie che hanno messo in gara e in evidenza, questo è soprattutto l'obiettivo, tanti campioni ma anche e soprattutto tanti talenti conosciuti, meno conosciuti, che sicuramente avranno un futuro radioso. E allora nel derby del trofeo Eco Eridania, il rosso blu cerchiato dell'anno, Ballardini, che per la quarta volta salva il Genoa, ha la meglio e conquista l'Oscar di questo 2021, arrivando davanti ad Audero, comunque il più votato e il più apprezzato nella Samp dei tifosi blucerchiati. E poi il trofeo MSC dedicato ai big, dove Razzetti, prossimo protagonista alle Olimpiadi di Tokyo, supera allo sprint il rugbista Pierre Brune in una bellissima sfida tra due talenti liguri di livello internazionale. In campo femminile, una grande stagione per Serena Viviani, con il debutto in Coppa del Mondo di sci e con la vittoria del trofeo Montallegro per distacco assoluto, davvero uno slalom vincente per la sciatrice genovese. E poi quanti talenti in campo giovanile, danza sul velluto Gabriele Delfino, che vince il trofeo Cambiaso e Risso, una stagione memorabile per l'Auxilium, promossa sia con l'artistica che con la ritmica, e nella squadra di ritmica è proprio la Puglia, la giovanissima Puglia, una delle stelle, ed è lei la vincitrice del trofeo PSA. E poi in campo giovanissimi, under 14, il trofeo ERG va a Giulia Ventura, altra ginnasta, questa volta nella specialità dell'artistica, portabandiera della Andrea Doria. Per quel che riguarda il trofeo Jekar Citroën, dedicato alle società sportive dell'anno, un bellissimo podio con il gradino più alto, che è dell'Iren Genova quinto. La squadra di pallanuoto di Genova ha festeggiato quest'anno i 100 anni e festeggia nel modo migliore, ritirando l'Oscar di Stelle nello Sport. Sarà protagonista il prossimo 24 settembre al Galà delle Stelle. Ovviamente applausi per tutte le società sportive in gara, che vanno a comporre un bellissimo podio: il roller arenzano nel pattinaggio e l'ardita basket sul terzo gradino del podio. E poi ovviamente un applauso anche al grande protagonista del trofeo Primo Canale Motori per le due e quattro ruote, dopo le vittorie negli ultimi due anni di due protagonisti delle due ruote, arriva finalmente per le quattro ruote un grande protagonista, Fabio Andolfi, che ha disputato un grandissimo rally di Sanremo e che è stato votatissimo in questa categoria, e sarà suo l'Oscar 2021. Insomma, questo in anteprima il bilancio delle votazioni 2021, tutti gli approfondimenti sul sito stellenellosport.com, dove potete anche trovare l'intervista esclusiva che ci ha rilasciato Silvia Salis, la stella genovese diventata numero 2 del CONI. È stato un momento di orgoglio incredibile, non riesco a descrivertelo. Forse la cosa più adatta, l'ho detto a una mia amica, che gli ho detto: da quando l'ultima volta ho fatto i campionati del mondo che non mi sono sentita così, come ti posso dire, con un'emozione così, che non ho avuto un'emozione così forte. E sicuramente devo ringraziare la grande squadra della quale faccio parte, con a capo il nostro presidente Giovanni Malagò. Questa è stata la forza di questo gruppo. E ora ci aspetta un grande lavoro, 4 anni in cui ci saranno le Olimpiadi ora estive a Tokyo, poi quelle invernali a Pechino, poi comunque tutto un quadriennio olimpico, e soprattutto l'Italia sta organizzando le Olimpiadi del 2026 a Milano Cortina, quindi quadriennio speciale, fondamentale, e sono orgogliosa di farne parte. È stato partecipato a due Olimpiadi, ora naturalmente vivrei da una posizione diversa, quindi ci sono stati i momenti da atleta, ci sono quelli da dirigente, che cosa cambierà? Beh, cambia intanto il livello di consapevolezza, perché quando sei atleta conosci solo una parte della barricata, diciamo. Poi passare dall'altra parte, nella parte dirigenziale,
per forza conosci degli aspetti che da atleta non conoscevi, dei quali non ti occupavi. Sono meccanismi che richiedono anni di studio, di applicazione. Ho iniziato con un percorso nel Consiglio federale della FIDAL, la Federazione di Atletica, e poi è sempre, diciamo, nello stesso quadriennio il Consiglio nazionale del CONI, e adesso sono pronta, diciamo, per questa nuova esperienza, per la quale ho intenzione di impegnarmi come facevo da atleta e come ho sempre fatto nella mia vita. Clean Out è stato un grande successo sportivo, ma soprattutto sociale. Una grande idea promossa da Sportiva Sturla e da Davide Gallone. Noi di Stadio Nello Sport ci siamo messi al servizio di questa bellissima occasione. Per noi c'era Marco Callai. Guardate che cosa è successo sulla spiaggia di Sturla. Quindi è una gara di pulizia spiaggia, dove il vincitore sarà la squadra che raccoglie più spazzatura dalla spiaggia. Quindi legato a questo evento, tra l'altro, c'è anche tutta la raccolta fondi a favore dei Gaslini insieme alla Riccardo Traverso. Il Clean Out questa volta viene ospitato dalla Sportiva Sturla, che ringraziamo, infatti siamo qua nella loro sede, e con l'obiettivo poi di andarlo a ripetere con altre società in giro, magari per la Liguria. Giorgio Conte, grande il piacere della Sportiva Sturla di ospitare un'iniziativa così bella che lega lo sport, l'ambiente e la beneficenza. Beh, noi come sempre siamo presenti in tutte queste manifestazioni che sono legate allo sport e anche, diciamo, alle spiagge, al bene della gente. Perciò ci hanno chiesto, abbiamo aderito, perché effettivamente sono cose che combaciano con la nostra società. È bello vedere tanti soci della Sportiva Sturla, tanti giovani anche, così sensibili a queste tematiche ambientali e benefiche. I giovani, visto, considerato che sono qua, anche specialmente dirigenti giovani, che finalmente la Sportiva Sturla. Siamo quindi molto contenti, abbiamo una raccolta fondi su GoFundMe, e chi volesse seguirci può vedere sulla pagina Facebook Associazione Riccardo Traverso Onlus, ODV, oppure anche sulla pagina Instagram. Advena Trashbusters è un gruppo di volontari che nasce nella zona di Levante di Genova e raccogliamo spazzatura, diciamo, con cadenza mensile perlomeno nel periodo prepandemico, e quando ci è stato richiesto di partecipare a questa iniziativa abbiamo accettato subito con entusiasmo la volontà, peccato un po' per il meteo, ma la volontà è quella di andare a creare anche un momento di comunità che abbia anche un fine positivo, quello di raccogliere spazzatura, in questo caso in zona Sturla Vernazzola. Una bellissima storia di sport e di abilità. Eleonora Ferroni l'ha intervistata per noi, Simone Farnioli. Questo il racconto del suo amore per il mare e per la vela. Con la creazione dell'istituzione del Polo Vela e Voga per Tutti ha dato non solo a me ma anche a tante altre persone la possibilità di provare non solo uno sport ma anche un'attività all'aria aperta che magari molte persone con problematiche fisiche non pensavano di riuscire a fare. E il Polo Vela e Voga per Tutti è rivolto non solo a persone con difficoltà fisiche ma anche mentali, ma anche con problemi anche sociali e di società, di famiglia e sociali. Permette delle veleggiate in compagnia, facendo provare e vivere il mare a 360 gradi, non solo dalla terra ma anche dal mare. Noi diciamo sempre che in Liguria si vede spesso il mare dalla terra ma non la terra dal mare. Il 2021 diciamo che è un anno importante per l'attività sia sportiva sia sociale. Allora, quanto riguarda la parte sociale, è stato avviato un progetto che si chiama Progetto Rivolto alla Persona, che riguarda che si rivolge alla cittadinanza sia per la disabilità sia per il disagio sociale.
e vede in campo uscite sia in barca vela sia in canoa. E per quanto riguarda la barca vela, abbiamo a disposizione le Ansa oppure la imbarcazione più grande, la Archibald, che sarà utilizzata più per uscite sociali con persone magari con disagio sociale o anche rivolte a donne che hanno subito maltrattamenti, quindi tutto il disagio sociale che può essere rappresentato. E rimaniamo in mare con il vento in poppa, perché una delle nostre giovanissime stelle, Alessio Cindolo, è stato selezionato per gli europei di vela ed è sicuramente un bellissimo risultato per tutta la Liguria velica. Abbiamo iniziato a Scarlino con 3 giorni di regata, dove abbiamo beccato condizioni difficili e diciamo che non sono andato benissimo e lì ho chiuso 27esimo. Siamo andati sul lago di Garda a Torbole, dove ho beccato le mie condizioni favorevoli, dove sono riuscito a recuperare molto e a chiudere dentro il posto per l'europeo. Ed è stato molto difficile perché abbiamo iniziato con 2 giorni di batterie per qualificazioni per la gold e la silver, e poi gli ultimi 2 giorni abbiamo fatto gold e silver, dove abbiamo beccato condizioni di vento molto forte e difficili. Risultato straordinario che arriva dopo una lunga battaglia alla selezione di 20 prove, e straordinario anche perché Liguria mancava un atleta otto di campionati internazionali da 8 anni, e è abbastanza rara. Merito del talento di Alessio e del suo impegno negli allenamenti fatti in tanti anni. Che tipo di velista è Alessio Cindolo? Alessio Cindolo è un velista molto talentuoso, molto istintivo, e quindi il suo punto di forza sicuramente è la conduzione della barca, che fino adesso ha utilizzato l'Optimist, e sicuramente però sono molto contento perché negli ultimi mesi ha dovuto sopperire perdita di velocità causata dalla sua crescita inevitabile. Ci fermiamo, piccolo pit stop, rimanete con noi, vi ricordo sul sito stellenellosport.com in questa fase caldissima del nostro 22esimo anno tutti gli approfondimenti, il video contest, lo sport e vita più che mai aperto, le foto da rivedere e sfogliare nel premio fotografico Nikali Iren e ovviamente tutti i risultati delle votazioni di questo referendum 2021 per gli sportivi dell'anno. Rimanete con noi, tra poco altri servizi, immagini, interviste da non perdere. Ancora insieme, 34esimo appuntamento con il nostro magazine di Stelle nello Sport, stagione lunga, intensa, importante. Ripartiamo con un'altra bellissima storia, scovata dal nostro Marco Callai. Ci spostiamo a Sanremo per parlare di canottaggio con i due giovani gemelli Strazzulla. L'ultimo anno di elementari era l'estate tra l'ultimo e il primo anno di medie. Ci siamo avvicinati perché avevamo del tempo libero, non sapevamo che fare, quindi i nostri genitori prima hanno provato a farci, abbiamo provato prima vela e poi il nostro padre ci ha fatto provare il canottaggio, e da subito abbiamo iniziato ad allenarci per poi qualche mese dopo iniziare ad allenarci tutti i giorni. Cos'è che vi è piaciuto in particolar modo di questo sport?
ci è piaciuto che era abbastanza competitivo, poi c'erano anche degli amici e potevamo anche stare impegnati una o due orette nel pomeriggio per passare il tempo. Quale valore ha secondo voi la canottiera di Sanremo? Perché è così unica e speciale ai vostri occhi? Soprattutto per la varietà di discipline come il coastal rowing, canoa, canottaggio. Poi, per esempio, quando c'è bel mare possiamo uscire fuori e fare anche 10-20 km lunghi. Dove vorreste arrivare? Qual è il vostro sogno nel canottaggio? Il nostro sogno è vincere qualche gara importante, in doppio, in due senza, in singolo. Cosa vi dice in genere il vostro allenatore per caricarvi? Di solito ci dice di soltanto migliorare e poi essere cazzuti per cercare di battere il possibile degli avversari per dare il massimo di unità. La vostra famiglia è contenta di questa vostra attenzione al canottaggio? Sì, molto. Quante volte va allenata la settimana? Tutti i giorni. Torniamo a Genova, dove nel polo della Sciorba lo sport è ripreso, come sempre, con grande impegno, intensità, passione. Non si è mai fermato quello outdoor e oggi vi parliamo del cycling e poi ovviamente piscina che dal 15 maggio scorso è tornata a vivere per la gioia dei tanti, tantissimi utenti. Buongiorno a tutti, sono Marco, istruttore di outdoor cycling all'interno della Sciorba. Allora, questa disciplina, a differenza delle altre, agisce sull'attività interna del nostro corpo, quindi rallenta il battito cardiaco, amplia, diciamo, i nostri polmoni e il flusso del sangue aumenta la circolazione all'interno delle vene, quindi va a pulire le vene dalle impurità, diciamo, che il nostro corpo è solito formarsi nel corso degli anni, naturalmente. Oltre a questa, diciamo, particolarità, agisce in modo particolare anche sulla parte esterna del nostro organismo, quindi sudando, quindi pedalando, naturalmente i pori della pelle si aprono, quindi, e vengono eliminate tutte quelle tossine nocive alla nostra pelle, quindi dà, diciamo, un ringiovamento, possiamo definirlo così, alla pelle del nostro corpo, quindi il viso, il corpo e tutto quanto. Quindi è un'attività che agisce su due fronti, la parte interna e la parte esterna. Naturalmente vi aspetto, venite tutti in Sciorba a pedalare insieme a me e a tutti gli altri. Buona giornata. Un'annata da incorniciare, nonostante la pandemia, il Covid, le difficoltà, la PGS Auxilium ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha portato a casa ben 3 promozioni. La soddisfazione del presidente Angelo Serra. Veramente un grande risultato, un ringraziamento grande a tutte le insegnanti che abbiamo, che sono veramente eccezionali, ma non solo, alle famiglie, perché comunque sono state molto vicine alle ragazze che si sono impegnate tantissimo, hanno avuto degli allenamenti costanti e molto intensi, e quindi le famiglie hanno un grandissimo contributo, e alle ragazze che hanno conseguito il risultato sicuramente sono le principali artefici di questo successo. Aggiungere 2 volte la Serie A in una stagione segnata dal Covid è qualcosa davvero di straordinario. Sì, è una cosa straordinaria, oltretutto con 1000 difficoltà, in quanto, come tutti sappiamo, tutte le società sono in difficoltà economica, quindi avere questi risultati con gare fatte in tutta Italia, quindi con delle trasferte, delle spese enormi, insomma è stato un grande sacrificio, ma è stato fatto molto volentieri dalla società. Si sono visti e ci compiacciamo molto di quello che è successo. Un'altra grande soddisfazione, un altro grande problema, in quanto per giocare la Serie C c'è bisogno di dei palazzetti con una dimensione adeguata alla categoria, e purtroppo Via Cagliari non ce l'ha, quindi anche lì dovremmo trovare delle soluzioni che potrebbero essere a Nervi dall'ardita nel nuovo pallone, oppure al bus, comunque sempre in trasferta e sempre con dei disagi che purtroppo ci porteranno spese.
anno anche di rinnovamento nel mondo sportivo, ve lo stiamo documentando settimana dopo settimana, sarà tutto censito nell'annuario Ligure dello Sport che proprio in queste settimane stiamo elaborando, con ovviamente il ricambio in tante federazioni. Nel judo, per esempio, settore della Figilcam, un nuovo responsabile, Andrea Revelli, intervistato per noi da Marco Callai. Diciamo che dopo tanti anni di judo, sia prima come atleta, poi come dirigente di società e poi anche di organizzatore, mi è sembrato giusto il momento giusto per mettersi in gioco e dare il mio contributo alla federazione, con nuove idee, con nuova linfa, chiaramente qua adiuvato da una consulta di persone che hanno voglia di collaborare e di sviluppare i progetti che abbiamo in mente. Arrivano nel weekend i campionati italiani di Savate. Busalla, Genova ad ospitare questo appuntamento tricolore grazie alla attività del Comitato Ligure della Federcombat e del presidente Piero Picasso. E proprio l'Ardita Savate con Giancarlo Cilia si prepara a questo appuntamento con diversi protagonisti, li scopriamo in anteprima. Molto difficile e ci arriviamo, spero bene, perché non ci siamo mai fermati, abbiamo cercato di lavorare sempre al meglio con gli agonisti e speriamo di arrivarci bene. Noi ci siamo preparati tanto, quindi tra le altre cose sono contento perché faremo esordire due ragazzi di contatto pieno, uno negli junior e uno nei senior. Che una è Luca Baldino nei senior meno 65 e l'altro è Stefano Campi junior nei meno 65, e poi l'altro ragazzo farà assalto nei meno 65 che è Riccardo Cherchi, la Beatrice Caffiero che nei meno 53 è una ragazzina di 15 anni che comunque ha già fatto le sue esperienze e quindi vedremo cosa riusciremo a combinare. Qualche sogno di podio? Beh, i sogni di podio credo che ci siano sempre, perché poi alla fine cerchiamo sempre di arrivare sul podio, il lavoro è quello, quindi speriamo di riuscire a salire sul podio. Siete, è stata una stagione, dicevamo, difficilissima, avete continuato a offrire agli agonisti un'opportunità importante, quella di continuare ad allenarsi per inseguire i tornei e quindi i grandi eventi. Adesso però, insomma, non vediamo l'ora che si possa tornare a fare anche la pratica in palestra per tutti. Da settembre per tutti quanti, tutte le palestre, tutto lo sport in generale, che si possa riprendere veramente, se non al 100% quasi, perché sono stati 2 anni veramente difficoltosi. E ovviamente noi saremo a Busalla per questi tricolori di Savate, così come siamo presenti il più possibile sul territorio per raccogliere immagini, interviste, emozioni e raccontarvele ogni settimana nel nostro magazine di Stelle nello Sport, in onda su Primo Canale Telecittà, ma anche sul nostro canale YouTube all'indirizzo stellenellosport.com. E ovviamente poi, per non perdere nessuna news, approfondimento, foto e video dello sport e della Liguria, vi rinnoviamo l'invito a visitare il nostro quotidiano online www.liguriasport.com. Una buona settimana sportiva a tutti.